ragazze, bentornate sul mio canale. Se ancora non siete iscritte, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, attivate le notifiche affinché vi vengano notificate. Mi raccomando, lasciatemi un like che è molto importante. Fatte queste necessarie premesse, ormai sigla! Buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo vlog. Allora, ho deciso di cominciare questo vlog qui seduta sul letto, tranquillamente, rilassata, al massimo del relax, perché ragazze c'è una bella novità nella mia vita, almeno spero, ragazze, incrociamo le dita. Io faccio sempre i conti senza l'oste, e l'oste si chiama lupus, però vabbè, cerchiamo di essere sempre positive e di pensare positivo. La novità, ragazze, è che io ieri sera sono andata a fare lezione di prova di Pilates per vedere un pochino come mi trovavo, come insomma, se riuscivo effettivamente a portare a termine un'ora di lezione. E diciamo che non è andata male, mi sono fermata qualche volta, ho cercato di assecondare e di ascoltare il mio corpo, cosa che è molto importante. Ho messo una storia su Instagram e mi avete chiesto tutte la stessa cosa: parlaci di Pilates, dici com'è, come ti sei trovata, eccetera. Allora, vi faccio un discorso un po' generale, vi do qualche nozione, però diciamo che io sono sempre dell'idea che per avere una consulenza effettiva bisogna sempre rivolgersi agli specialisti del settore, e quindi se volete una dieta da nutrizionista, se volete fare sport dovete andare da chi è istruttore all'interno di una palestra, quindi istruttore di Pilates in questo caso, quindi insomma chiedere e parlare con chi ne sa di più. Ovviamente diciamo che io sono sempre stata una sportiva, se mi seguite da sempre lo sapete, io sono cresciuta dentro le palestre, ho fatto sempre sport, ho cominciato da piccola con pallacanestro, quindi ho fatto come prima cosa ho fatto pallacanestro, e poi ragazzi è stato un crescendo e un provare veramente di tutto, ho fatto tutto quello che c'era da fare all'interno delle palestre, mi sentivo a posto con me stessa, mi sentivo forte e mi sentivo padrona del mio corpo, fino a che poi ho fatto CrossFit, ho concluso questa lunga, diciamo, relazione con lo sport, con il CrossFit. Ne ho fatto 2-3 anni, mi pare, e poi purtroppo niente, il nulla, perché sappiamo che ho subito questa brutta batosta. E quindi niente, non mi sono più sentita. Ho cercato più volte di fare allenamenti a casa, ho cercato più volte di capire come gestire questa mia nuova fisicità, questi miei limiti, questi miei dolori, queste mie, come vogliamo chiamarle, limitazioni, rallentamenti nell'allenamento. Quindi ho cercato di capirlo da sola, ma non ce l'ho fatta ovviamente, e quindi poi sia parlando con i miei medici, quindi con i reumatologi, sia cercando di comprendere il mio corpo allo stato attuale, mi è stata consigliata la ginnastica dolce, quindi di fare ginnastica dolce, e quindi io ho deciso di provare Pilates. Pare che sia fattibile, vediamo un po'. Ovviamente ieri è stata la prima lezione, quindi stamattina sono un po' così, mi fa male qui, mi fa male lì, però c'è anche da dire che io mi stavo già allenando a casa, avevo cominciato i miei allenamenti, quindi non sono andata proprio cruda. La cosa che mi ha particolarmente colpita, ragazze, è stato il mio atteggiamento mentale, non tanto quello fisico, perché avevo una gran paura. Ed è una cosa a cui io non sono abituata quando si parla di sport. Sono sempre stata una che sfidava se stessa, sono sempre stata una che quando il personal trainer metteva un limite io lo volevo superare. Se lui diceva non più di 20 minuti io ne facevo 25, se lui diceva non fate, dopo aver fatto questo non fate anche questo, io lo facevo. Cioè mi tendevo sempre a spingermi oltre, a mettere alla prova
il mio fisico, me stessa, e non avevo paura, non avevo paura mai. Ieri, ragazze, ero terrorizzata, terrorizzata di fare tutto, ero terrorizzata che mi girasse la testa, ero terrorizzata di cadere a terra, ero terrorizzata che i miei muscoli non rispondessero, ero terrorizzata dei dolori il giorno dopo, ero terrorizzata di star male, ero terrorizzata di morire. Quindi, ragazze, una paura legata all'attività fisica che non mi appartiene, che io non ho mai avuto e con cui ho dovuto fare i conti. E li ho fatti, ragazze, perché la cosa più importante è questa: non fermarsi mai di fronte alla paura, cercare di affrontarla, cercare di vedere come va. Ovviamente senza fare pazzi e senza fare ovviamente sfide con se stessi. In questo caso no, in questo caso non le avrei mai fatte. La sfida più grande con me stessa allo stato attuale, oggigiorno, con quello che ho, la sfida più importante con me stessa è quella di non mollare. E adesso sto facendo questo, almeno nelle mie intenzioni c'è questo. Adesso devo fare un po' di controlli, un po' di cose, però poi voglio anche chiedere, sperando che sia tutto più o meno stabile, e quindi poi voglio chiedere anche ai miei medici se eventualmente posso fare anche un po' di sala pesi, riprendere qualche pesetto in mano, qualche macchina, insomma. È una cosa che voglio fare perché io mi sento me stessa. Forse l'aspetto dello sport non l'ho mai trattato tantissimo sul canale, ma proprio perché, ragazze, la mia vita è talmente piena di cose, è talmente piena di passioni, di amori, di gente, di tante cose, che io ho deciso su questo canale di portarvi solo una piccola parte di me. Quando io vi dico che voi conoscete veramente poco di me, è così, perché io non condivido assolutamente tutto, sia per una scelta che ho fatto, quindi sia per scelta, ma anche perché appunto questo canale vuole parlare di un lato di Carmen, quella che decide di condividere delle cose durante la sua quotidianità a seconda di quello che ritiene utile condividere. Utile per chi? Per voi. Quindi non so se mi sono spiegata. Così. Forse proprio per questo, proprio perché c'è questo limite, c'è questa chiusura, un po' chiamiamola così, chiusura, forse proprio per questo non ho mille miliardi di visualizzazioni, ma per me va benissimo così. Io ormai ho capito qual è il mio pubblico. Ho capito che tipo di gente mi segue e sono veramente fiera della mia community perché capisco che sono donne più o meno della mia stessa età, anche ragazze più giovani, però sono tutte persone con una certa testa, con un certo modo di vedere le cose, con un certo modo di vedere la vita. Io di questo sono veramente fiera. Detto questo, ragazze, io adesso, che ore sono? Mi attivo, mi metto anche gli occhiali, ragazze, e vi dirò che. E vi dirò, non so bene da dove cominciare. Avevo pensato di fare il cambio armadio. Vi dirò, avevo pensato di fare il cambio armadio, ma purtroppo qui ci sono anche oggi 27 gradi. Dirvi che io ho le balls esorbitanti è dire poco. E dire poco perché io sono stanca, stanchissima. Stamattina ho fatto la piega e ho sudato, no, non l'acqua del battesimo, anche l'acqua del battesimo del prete, insieme alla mia, del prete che mi ha battezzato, perché è veramente un caldo atroce, veramente ho sbroccato, perché non si sopporta più, non si tollera più. Dicevano che il fresco e l'autunno sarebbe arrivato anche qui questa settimana, ma ancora anche questa settimana non pervenuto. Però, ragazze, è anche vero che devo fare un po' una ricognizione per vedere quello che ho, quello che non ho e comprare qualcosa se mi serve. Tra l'altro, qualcuno tra voi mi ha chiesto un haul di cose autunnali. C'è da dire, ragazze, che in realtà io non vorrei comprare nulla di più di quello che mi serve, sia perché sono con le mani legate. Non posso fare pazzie, ragazze, quindi devo cercare di spendere men che posso. E perché ho veramente tante cose nell'armadio e nell'ottica di quello che voglio fare io,
non voglio accumulare, 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 ma piuttosto declutterare e non riacquistare. Perché se decluttero e riacquisto, lo spazio che creo di volte in volte si riempie di nuovo e non va bene. Devo capire soprattutto come andrà questa mia nuova esperienza in palestra e vedere se mi serve qualcosa per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo, perché a quanto pare per fare Pilates servono delle cose che io non ho, tipo calze antiscivolo, queste cose qua. Ieri ne avevo un paio, per fortuna, solo un paio, ma non posso fare di lavare e asciugare, lavare, asciugare, lavare, asciugare, devo un po' rifornirmi di questo e niente, questo è quanto, ragazze. E poi, ragazze, vi volevo dire un'altra cosa. Allora, ho quasi finito, come ben si può vedere, ragazze, ecco qua, questo è quello che resta. Resteranno 100 pagine. Ho quasi finito questo libro, Annabella Abbondante, La verità non è una chimera, di Barbara Perna. Vi devo dire che mi è piaciuto molto. Ho fatto fatica a leggere pure questo, perché ultimamente la mia testa è fuori fase, non lo so, non riesco a concentrarmi, quindi magari per leggere una pagina, soprattutto all'inizio, dovevo leggere, rileggere, leggere, rileggere, però siccome leggere è molto importante ed è una cosa anche questa che ho sempre fatto, non ho mollato questa volta e ce l'ho fatta, sono quasi arrivata alla fine, quindi credo che entro massimo, proprio per voler essere esagerata, entro massimo 2 settimane finirò questo libro e poi ne comincerò un altro. È un libro molto molto carino, ragazze, io ve lo consiglio. Se volete un consiglio per una lettura carina, leggera, anche intrigante, la definirei, è un bel romanzo. Dei tascabili giunti, vi ripeto, Barbara Perna, Annabella Abbondante, La verità non è una chimera. Carino, carino, spiritoso, no, mi è piaciuto, dai, leggero, l'ho trovato leggero e quindi è quello di cui tutti noi abbiamo bisogno. Come sempre mi dite, Carmen, cose leggere, cose leggere, vogliamo cose leggere. Bene, a dopo. Ragazze, comunque vi volevo dire una cosa. Ho capito cos'è quella cosa che ho io in più delle altre. Cioè, rielaboro, io ho una cosa che le altre non hanno e non avranno mai, ragazze. Il gallo canterino, ragazze. Chi lo odia e chi lo ama. C'è chi lo odia tra di voi e mi scrive: Carmen, quel gallo non si può sentire. Vabbè, ragazze, non so nemmeno se è soltanto uno, magari è più di uno, però ragazze, quel gallo canta ininterrottamente durante il giorno. Io ormai non ci faccio nemmeno caso, lo risento poi durante l'editing. Mi scuso con coloro cui dà fastidio, ma a meno che non gli tiro il collo, continuerà a cantare. Buongiorno, 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 io sono pronta perché stamattina dovrebbe esserci Pilates, dovrei fare Pilates, vediamo un po' se riesco ad andarci. Comunque, intanto la volontà c'è e vi volevo dire, comunque ci sono 28 gradi stamattina e sono le 7:25, bello, vado a farmi una bella sauna. Allora, ragazze, volevo mostrarvi questo perché l'ho ricomprato, è la terza volta che lo compro, ragazze, e l'ho preso sulla pagina Instagram di una ragazza che praticamente vende questi prodotti di alta profumeria a prezzi più bassi, perché praticamente è un outlet. Io all'inizio ero un po' sfiduciata perché pensavo: sì, vabbè, ma costano la metà, quindi qualcosa, ci sarà qualcosa che non va. E allora avevo e tempo fa ho preso 2 gloss di Dior, perché Dior, per quanto riguarda i brand di alta profumeria, Dior e Chanel per me sono i migliori, con cui mi trovo benissimo, però è chiaro che costano veramente un botto, quindi insomma non è che sempre possiamo andare a spendere 40 euro per un balsamo labbra.
Praticamente io questo l'ho pagato la metà, ragazze, e l'ho ripreso. Finalmente l'ho ripreso perché mi era finito. Io mi trovo veramente benissimo ed è questo. Al di là dello status symbol, perché si potrebbe dire sì, ma tu vuoi quel gloss perché è di Dior, perché c'è la scritta Dior, perché è bello il packaging. Anche, devo ammettere, perché la prima volta l'ho preso per questo motivo, però poi ho visto la differenza rispetto agli altri, vi dico la verità, ed è veramente un lip glow molto molto valido. Io ho anche il lip, io ho anche l'oil, quello in formula oleosa, e mi trovo bene anche con quello, però questo qui mi piace molto perché resta sulle labbra, le idrata tantissimo, dà un leggero color rosa alle labbra che mi piace molto. Infatti io l'ho preso nella tonalità, mi pare 001, non leggo ragazze, non riesco a leggere, sì, mi pare che ci sia scritto 001, sì, pink nude forse, aspettate un attimo, forse qui riesco a leggere 001 Pink, ok, Lip Glow Dior Addict di Dior, poi è il mio profumo preferito in assoluto, devo assolutamente riprenderlo quando possibile. E poi ragazzi, il pack è cambiato, vedete, adesso c'è questa scritta qui in rilievo, sempre prima era scritta sulla confezione, adesso è scritta così in rilievo. Comunque ragazze, eventualmente se vi interessa, io non volevo in realtà fare pubblicità alle pagine con cui non collaboro, vi dico la verità, perché veramente sono una delle poche e molte volte questa cosa non viene nemmeno riconosciuta, però lo faccio per voi, lo faccio per voi, vi do questa dritta e vi metto in info box la pagina di questa ragazza, che tra l'altro è anche molto molto carina e garbata. Allora, è quasi ora di andare. Alla fine dei conti, ragazze, mi mancano un po' di cose. Mi mancano un po' di cose per quanto riguarda la mia la ripresa della mia attività in palestra. Non mi manca l'abbigliamento sportivo perché comunque tempo fa avevo fatto una bella collaborazione con Oceans a parte, mi avevano mandato un bel po' di set, quindi ce li ho e mi trovo molto bene anche, almeno per fare palestra, per stare durante la giornata non tanto con alcuni perché mi stringono un po', ma per fare palestra sono ottimi. Quindi sotto ho messo il completino di Oceans a parte, vedete, poi sopra una canotta perché sì, perché fa un caldo, io non so più cosa devo pensare. Non so più veramente cosa pensare di questa mia Calabria. Stamattina, ragazze, stamattina, scusate il cambio di luci, ma è ovviamente normale. Stamattina, ragazze, per la prima volta dopo un anno e mezzo quasi che faccio il farmaco biologico, mi ero dimenticata. Ero bella che me la dormivo. Meno male che Francesco, prima di andare al lavoro, se ne è ricordato e mi ha allertata, anche preoccupato del fatto che me ne fossi dimenticata. Mia mamma diceva che quando ci si dimentica dei farmaci, di prendere le medicine, dei farmaci, perché ci si sente bene. Effettivamente è vero, perché la testa li dimentica, quindi io completamente, ma è la prima volta che mi dimentico il farmaco biologico, quindi vabbè, comunque l'ho fatto, alla fine l'ho fatto e adesso tra poco vado. Anche questo è fatto.